Allora, cominciamo con la prima proiezione. Ecco qua, io non ripercorro tutto perché avete il filmato su di me, no? Voglio solo mostrarvi scorrendo i dioscorrendo i fotogrammi e quindi rapidamente voglio soffermarvi su alcune particolarità, alcuni dettagli dei diversi modi di utilizzare lo spirito. Qui siamo in Kill Bill 1, un film del 2003 di Quentin Tarantino. Questo personaggio che sta entrando in un ospedale, lo vedete a scatti, ma io stesso lo faccio muovere a scatti, non ci interessa adesso la continuità. Notate il dettaglio della mano, poi una ripresa con la telecamera dal basso verso l'alto. Ho messo all'ordine del giorno un webinar che riguarda il raccontare attraverso punti di vista diversi. Segnatevelo perché parleremo anche di come fare determinate inquadrature, che comunque lei entra nella stanza mentre la telecamera va avanti perché naturalmente sta preparando lo split. Tutto questo è una preparazione allo split, vedete? La telecamera continua mentre la ragazza, adesso torno indietro, è entrata nella stanza. Quindi noi abbiamo perso un personaggio, eh? Sono tornati indietro. Abbiamo perso un personaggio perché entra nella stanza, ma la telecamera procede oltre, cioè che cosa sta facendo? Sta cercando di farci capire che cosa succederà. Quindi è una tecnica per creare un certo livello di suspense che poi viene anche sostenuto dalla musica. Abbiamo una rotazione della camera, una vista dall'alto, con un'inquadratura in cui il soggetto spostato sulla sinistra ha gli occhi chiusi. Il soggetto è spostato sulla sinistra per quale motivo? Perché adesso entrerà lo split, ma anche per un altro motivo, perché l'inquadratura dei soggetti, se sono sulla sinistra o sulla destra dello schermo, e non normalmente al centro, hanno una visibilità, diciamo, compositiva dell'immagine maggiore, più interessante. Quindi adesso vedete inizia lo split. Quindi lo split non compare attraverso, per esempio, una dissolvenza oppure con uno stacco netto, appare invece attraverso una tendina. Questa è una tendina che entra, eccolo qua. Entra e mostra che cosa? Mostra un dettaglio. Quindi qui abbiamo un primo piano molto evidente del viso e qui abbiamo addirittura un dettaglio, quindi sono due campi molto stretti che non ci fanno comprendere esattamente che cosa sta succedendo, specialmente nella parte destra. A chi appartengono queste mani? Potremmo pensare che appartengano allo stesso personaggio che abbiamo visto prima. Qui si infila le calze, quindi abbiamo un richiamo, diciamo, estetico e sexy anche, è una vestizione. Scopriamo che è una vestizione. E mentre qui abbiamo un primo piano, un primissimo piano, in realtà qui abbiamo di nuovo un dettaglio delle mani di questa persona che è vigente, eccolo qua, vedete, con la flego, le mani sono viola, qui abbiamo, cioè, vedete, uno scambio continuo di primissimi piani e dettagli, guardate, è una composizione, vedete che l'immagine è anche graficamente molto composta, guardate questa con il rossetto che risalta più sullo sfondo e poi eccola qua, la persona, la falsa infermiera, si è vestita e quindi è pronta per recarsi nella stanza dove Uma Thurman risiede. Nel momento in cui sta per entrare, eccolo qua, nel momento in cui sta per entrare, osservate, lo split finisce. Finisce con uno stacco secco, non finisce con una. Ecco, no, mi sono sbagliato, finisce con una tendina, va bene. Finisce con una tendina, ecco però dalla parte opposta. Finisce con una tendina, quindi che continua il movimento destra verso sinistra e poi naturalmente fila, continua. Quindi abbiamo visto una tecnica che
è associata alla ripresa di una tipologia di narrazione che è tipica del noir, per esempio, si richiama anche, proprio per determinati codici così, alla filmografia, per esempio, di Brian De Palma. E questo è un aspetto. Qui invece ne abbiamo un altro che riguarda le informazioni da ridondanza. Mentre prima avevamo un senso, diciamo, nell'anticipare l'azione e poi nel tenere sulla suspense attraverso questo gioco di primissimi piani e dettagli, qui invece il film, che è un film di Ang Lee, che si intitola Wicked, anch'esso un film del 2003, qui invece abbiamo la necessità di trasmettere delle informazioni. In particolare sono informazioni che riguardano una scena militare. Quindi contemporaneamente si svolge l'azione in questi split che sono rappresentati in modo molto diverso, non attraverso una divisione a metà dello schermo, e che per la quantità di informazioni che ci presentano, quindi posizioni diverse, elicotteri, militari, mezzi da guerra, eccetera, determinano una ridondanza dell'informazione. È chiaro che questa ridondanza non è un errore, è qualcosa che evidentemente Ang Lee, che non è certamente uno stupido, ha voluto proprio determinare questo effetto. È un effetto di mobilitazione, di determinare la necessità di questa grossa mobilitazione. Invece qui siamo nel film La casa sul lago del tempo, un film straordinario da un sacco di punti di vista, nonché anche per il significato che sottende tutto il film, che sarebbe interessante un giorno poter analizzare e parlarne. È un film che presenta uno scostamento temporale continuo, è un film sfalsato che si svolge su due piani, molto complesso da decodificare. Su questo film ho fatto anche un lavoro di taglio di centinaia di scene, di confronti, per appunto analizzare diversi piani temporali in cui il film si mostra. E dato che i due protagonisti vivono in tempi diversi, lo split è molto originale. Perché? Perché, vedete, in questo caso, lo vediamo andando avanti con i fotogrammi, vedete, la persona che adesso è sulla destra dello schermo, qui lo vedete, ha una specie di pullover rosso agganciato ai jeans, ecco, sta percorrendo la strada da sinistra verso destra, ma sparisce. Perché sparisce? Perché nella parte di destra vediamo un tempo, è uno spazio temporale, e nella parte di sinistra ne vediamo un altro che è collocato due anni dopo, nella sostanza, o viceversa. Comunque c'è uno scarto proprio temporale di due persone che comunicano attraverso questo scarto temporale e si ritrovano, si danno appuntamento a distanza. Questa è curiosa, questa cosa, un film da vedere assolutamente, e si danno appuntamento a distanza e quindi vivono la stessa scena, perché vedete che la scena è identica, ma dato che c'è questo spostamento temporale, ecco che le persone che entrano da una parte non si vedono più e così via. Guardate questa ragazza che corre, adesso sparirà, e guarda, è sparita. È assolutamente geniale. Ah, leggo, qualcuno diceva non è domani il webinar, sì, ma siccome domani ero fuori città, sarei stato fuori città e non volevo avere problemi di connessione, quindi ho anticipato stasera ed è arrivata una comunicazione, mi è mandata di lì. Ebbene, questo film quindi ci fa riflettere su che cosa? Sul fatto che lo split screen non è solo la divisione in due dello schermo nata, che poi non è nata affatto con le interviste delle Iene, è una storia molto più nobile e interessante, è una storia della cinematografia, risale ancora ai tempi di Méliès e quindi dei primi film muti e dei primi effetti speciali, e che può essere ripresa veramente in una varietà notevole di modi. Andiamo avanti però, perché non voglio dilungarmi troppo, voglio solo commentare alcune di
queste scene che ho inserito. Qui invece siamo sempre in Tarantino, Kill Bill 1, ecco, guardate quando questa persona apre la porta e passa lungo questa finestra, abbiamo una sorta di split che viene generato dall'illuminazione, lo vedete? Dall'illuminazione di questa stanza, dove in trasparenza c'è Uma Thurman che compare. Ecco, non è uno split a tutti, cioè rigorosamente parlando non è uno split, non si tratta di due inquadrature, però è chiaro che l'effetto che è stato voluto è esattamente di questo genere, non è un effetto creativo, molto interessante, fondato che cosa? Sulla luce, sull'illuminazione. Voi potete già cominciare a pensare come utilizzare queste tecniche. Poi giustamente l'inquadratura passa al suo opposto, cambia sia il tipo di piano che viene applicato, come piano in questo caso, e si passa dal piano americano a un primo piano e si passa dalla destra alla sinistra, eccolo qua. E poi quando, ecco, vediamo che a un certo punto c'è questa ripetizione dello sguardo, no? Questa scena molto caotica all'interno, e poi tac, abbiamo uno split di pochissimi secondi e ecco, c'è lo sguardo della rivale, l'antagonista, poi eccolo qua, Uma Thurman che parla, viene inquadrato il primissimo piano della bocca. Interessante quello che fa Tarantino, perché lui sovverte un po' le tecniche di inquadratura proprio delle immagini all'interno dello split. Usa proprio il dettaglio, in questo caso, per mostrare tutta la violenza di questo richiamo verbale nei confronti della sua rivale. Guardate anche gli occhi, che cosa esprimono. È molto importante quando si analizzano delle scene, dei momenti narrativi all'interno di un film, farlo con grandissima attenzione, prendersi il tempo necessario e soprattutto utilizzare il fermo immagine per andare indietro, per avanti, cercare di comprendere fino a che punto la composizione proprio dell'immagine è voluta, ma questa è la stessa identica operazione che fanno ovviamente i registi, certamente, ma i montatori anche in sede di montaggio, perché poi tante soluzioni si trovano proprio mentre si monta la storia. Qui abbiamo uno split invece veramente di natura radicalmente diversa, perché qui è la stessa persona, vedete? È la stessa persona che parla con se stesso. In realtà sono due umanoidi, che credono di essere degli esseri umani, perché sono stati condizionati, eccetera, eccetera. Però qui a noi non interessa questo aspetto, a noi interessa il fatto che l'effetto split, che in effetti non c'è, perché non esiste una divisione dello schermo, però viene determinato da una condizione psicologica. Abbiamo dunque uno split che è creato non attraverso un artificio tecnico, ma attraverso l'impressione che in fin dei conti questi personaggi, uno dei due, parli con se stesso, in fin dei conti sia il doppio sé. E questa sensazione è veramente interessante, ci può portare anche lontano, ci può portare anche riflessioni sulla schizofrenia, per esempio. Cioè usciamo dal contesto fantascientifico all'interno del quale la scena si svolge e cerchiamo di capire quale metafora, quale messaggio potrebbe trasmetterci questa storia raccontata in questo modo. Ho parlato di split e dintorni, qui siamo nei dintorni dello split. Torniamo adesso a Tarantino con Genialata, che mette insieme diversi linguaggi. E quindi vedete qui compare
questa è una specie di didascalia filmica che compare per spiegare la storia ad un determinato punto, quindi è un'interruzione della narrazione perché il regista a questo punto ci vuole dare delle informazioni. Allora ce le vuole dare per un motivo, perché il Kill Bill è un racconto totalmente frammentato e disarticolato, all'interno del quale scene che dovrebbero essere all'inizio invece si trovano a un terzo del film, a metà e così via. È una, naturalmente una frammentazione voluta e organizzata, proprio tipica di questa narrazione, e lui pensa bene a un certo punto di sottolineare alcuni aspetti, ma il modo con cui lo fa, vedete, esce da qualsiasi pretesa di comunicazione, perché lui gioca moltissimo sulla composizione dell'immagine in questo caso, che è molto diversa da quella di prima. Cioè, prima di tutto osservate, no? Qui è una zoomata, non è neanche una cartellata, è proprio una zoomata di un'immagine, quindi infrange una delle regole fondamentali della narrazione cinematografica, e dunque lo fa a ragion veduta. Poi inserisce un disegno, quindi abbiamo una fotografia, abbiamo un disegno, poi abbiamo un altro disegno con questa ragazza che fa parte di una setta di assassini in mezzo, poi dopo compare anche, non ce l'ho qui, ma poi alla fine compare anche una scritta, anche all'inizio mi sembra, e quindi ecco che abbiamo un effetto di che mescola linguaggi differenti, lo fa in modo completamente originale. Perché fa questo? Ma questo perché vuole disattendere ciò che ha appena affermato, vale a dire, io voglio darti una informazione, ma non voglio che questa informazione sia l'informazione del documentario, del professore che ti spiega, non voglio che ti dia un valore di tipo realmente informativo e basta a quello che io ti sto comunicando, voglio che tu goda di questa scena da un punto di vista radicalmente diverso. Potremmo fare un'analisi interessantissima della metodologia e lo faremo, credo, quando parleremo, non so se sceglierò anche questo, comunque il Kill Bill 1 si presta a una serie di analisi interessantissime proprio sulla composizione della storia da un punto di vista narrativo e da un punto di vista della composizione proprio delle immagini all'interno di questa storia e dei generi che lui ha utilizzato e degli stili che sono tutti differenti ma unificati da uno stile, che è quello che Tarantino ha voluto, con il quale Tarantino ha voluto caratterizzare il film. E qui invece siamo in un'applicazione, come dire, più tradizionale, se vogliamo. Siamo in 500 giorni insieme, un film del 2009, molto interessante. In realtà il film parla di una storia tutto sommato abbastanza banale, ma proprio per questo il modo con cui è raccontata è sicuramente, deve risvegliare l'interesse di tutti gli appassionati di narrazione. Il film è di Mark Webb e qui vedete abbiamo proprio il confronto, eccolo qua, il confronto di queste due persone che si trovano a letto, vedete, ecco qua, vedete che sono a letto, fanno cose diverse, uno si agita, l'altro sembra dormire tranquillo, poi notate che lo schermo nero sulla destra finisce, quindi la ragazza sparisce e poi alla fine però succede qualcosa perché alla porta bussa qualcuno, magia magia, quindi schermo nero, però come abbiamo visto poi non un attimo indietro, eccola qua, la ragazza sembra dormire, sembra comunque pensare, ecco, addormentarsi, essere tranquilla mentre lui si agita, quindi sembra che debba essere lui a intraprendere l'azione, non è così, e invece lei. Eccolo qua, quindi è un rovesciamento che giustifica lo split.
Intanto possiamo dire che da questi primi esempi, 7-8 che abbiamo visto, abbiamo sempre una giustificazione dello split. La scelta non può essere mai semplicemente estetica o compositiva, deve essere funzionale all'obiettivo che la storia in quel momento vuole, si pone e vuole trasmettere allo spettatore. E questo è molto importante perché soprattutto poi con i vostri ragazzi c'è invece la tendenza da parte loro, ma da parte anche di un sacco di adulti, di utilizzare queste tecniche come strumenti così di arricchimento, di godimento anche estetico se vogliamo, che però poi alla fine lasciano il tempo che trovano perché non hanno una giustificazione narrativa. Andiamo a vedere anche qua, per qui siamo in Harry 306, film famosissimo che avete visto sicuramente tutti, e anche qui abbiamo, vedete, una scena analoga, siamo a letto, comportamenti completamente diversi, no? Lui è completamente impampolato, lei invece è ancora tutta bella vista e attiva, spegne la luce, lei si addormenta, lui invece vede il tempo gli passa sotto le dita, come dire, così con questo telecomando non si rende conto. Lui abbiamo proprio una caratterizzazione comica, certo, chiaramente comica, però se voi grattate dietro questa rappresentazione comica, che cosa trovate? Trovate due psicologie diverse. L'uno che si lascia in qualche modo trasportare dagli eventi, dal tempo, in questo caso il suo stesso sonno, che prende il sopravvento su di lui, sul suo comportamento. Lei invece, vedete, si aggiusta al letto, si mette a posto, tipo della, è una persona presente che decide che cosa fare, spegne la luce e naturalmente questo è funzionale alla narrazione filmica. Qui torniamo invece alla casa sul lago del tempo, ne abbiamo già parlato prima, perché qui vediamo, eccolo, vediamo una passeggiata che usa diversi effetti, quindi anche dissolvenze per rappresentare le scansioni temporali differenti, ecco, e mostra tre divisioni dello schermo. Voi non le vedete in modo molto chiaro perché non c'è una linea che marca queste differenze, ma sono una, due e tre. E vedete, eccolo qua, adesso lo vedete chiaramente, abbiamo un tempo, diciamo, che rimane uguale a se stesso, che è rappresentato da questo palazzo che rimane immutato, ma i due soggetti attraversano le vie di questo quartiere, che è identificato al centro, le attraversano in tempi diversi. E quindi riprende la tematica dello split precedente, solo che abbiamo un'articolazione molto differente dello schermo, e qui è rappresentata la continuità della loro azione, pur non essendo continua nello spazio, in uno spazio temporale. Quindi, come dire, si disattende la famosa formula aristotelica sull'unità spazio-temporale dell'opera, e chiaramente voluto, perché tutto il film è portato a costruito attorno a questa sfasatura temporale. Però è molto bello anche l'effetto compositivo, perché notate che le persone non appaiono mai nettamente sullo schermo con i loro contorni, perché c'è un livello di opacità che è stato ridotto in modo tale da farli apparire quasi come dei fantasmi all'interno del loro stesso ambiente. Anche qui perfettamente giustificato. Poi c'è questo passaggio sulla mappa cittadina, così via, poi il film ritorna a parlare ora dell'uno, ora dell'altro. E poi abbiamo visto che c'è anche, ritorniamo di nuovo a Harry 306, qui abbiamo, è assolutamente geniale questo, perché, ecco, torniamoci su questo fotogramma, abbiamo le due
amiche che parlano tra di loro, due amici che parlano tra di loro, l'azione si svolge in modo contemporaneo, abbiamo una divisione in interior scritta, ma giustamente questa divisione non è marcata da segni grafici, mentre all'interno di questa scena abbiamo solo due persone che sono fisicamente unite sia nel tempo che nello spazio, mentre le altre invece hanno sono unite solo dal tempo, tutte e quattro lo sono in effetti, ma queste due che dialogano con i rispettivi amici sono in luoghi completamente diversi. La comicità della scena è assolutamente evidente, perché qui viene rappresentata una interpretazione diversa di quello che è successo tra queste due persone, una rappresentazione radicalmente diversa. Lo split, la scelta dello split è geniale, perché rappresenta contemporaneamente questo punto di questi punti di vista differenti, e che ci fanno riflettere anche oggi di quanto sia attuale questa tecnica. Questo film è dell'89, quindi tempi non sospetti, non c'erano i social, non c'era internet, non c'erano tutte queste tecnologie che mettevano anche nelle mani di chiunque la possibilità di realizzare un film, però oggi queste tecniche assumono un valore particolarmente importante e significativo, e del resto determinano poi quella condizione di scelta nella narrazione che è storica. Voi pensate se Bergman avesse mai potuto utilizzare una rappresentazione di questo genere, no? Perché si soffermava di volta in volta sul singolo personaggio, la sua espressione psicologica, per poi passare all'altro personaggio, per poi inquadrare il contesto. Non esiste una scelta migliore o peggiore, attenzione, non sto assolutamente dicendo questo, sto dicendo che esistono scelte diverse e che rispondono a logiche radicalmente differenti, a scopi narrativi radicalmente differenti. Ecco che qui abbiamo invece letto racconto, un film del 59, anche per risalire un po' più indietro nel tempo, sulle origini dello split e sulle capacità anche creative. Non è vero che nella storia della cinematografia e della narrazione la creatività sia qualcosa di legato, compresa anche la composizione appunto grafica dell'immagine, sia qualcosa di recente e legato alle tecnologie, alle possibilità odierne. Assolutamente no. Questo triangolo rappresenta proprio, come dire, una sorta di triangolo in effetti, perché c'è una triangolazione nel film, e quindi anche la scelta dello split in questo modo, con la ricorrenza delle affermazioni dell'attore, che appunto compone le musiche, poi sempre le stesse per le femmine che di volta in volta cascano nella sua opera seduttiva, segnate come rappresentato, vedete, poi c'è la ripetizione. Questo è molto interessante perché è uno degli elementi storici fondanti della comicità, è la ripetizione dell'azione. Voi se pensate, perché mi ha fatto uno più in mente Stan Laurel e Oliver Hardy, cioè di Chaplin, era proprio la ripetizione delle azioni, di un'azione che suscita ilarità, la ripetizione aumenta l'ilarità della comicità dell'azione stessa. Letto racconta, geniale anche il titolo. Qui torniamo a Daniel Lee nel 2003, mentre prima io vi ho mostrato un fotogramma, non trovo più le sequenze cinematografiche, e quindi vi ho mostrato solo dei fotogrammi, mentre prima Ang Lee, che appunto ripeto è un grande regista, non è certo uno sprovveduto, prima ha utilizzato lo split screen per mostrare un effetto di ridondanza di informazioni, accentuare la scena,
qui invece lo rappresenta per una sottilissima funzione psicologica, perché qui abbiamo il soggetto che ha avuto un dialogo importante all'interno di un ufficio, che esce e lo spirit ci mostra i due sguardi, il suo mentre esce e lo sguardo di chi rimane all'interno dell'ufficio, e dunque noi, che è assolutamente una inquadratura normale, posizionate la camera come cavolo volete, non potete inquadrare contemporaneamente le due espressioni, perché se ponete la camera di fronte al soggetto che esce, ovviamente lui copre la scena alle sue spalle e nessun'altra posizione è possibile. Quindi abbiamo una giustificazione straordinaria di questo split che ci mette in evidenza le maschere che questi due personaggi hanno assunto durante il dialogo e che vengono poi svelate dalla diversa disposizione del loro sguardo, che viene inquadrata appunto attraverso lo split. Si potevano utilizzare solo i due volti, certo, però lo spettatore avrebbe perso, attraverso con la mancanza di questa parte destra, cioè dell'inquadratura di spalle dell'attore che esce, avrebbe perso proprio l'azione, la continuità dell'azione, cioè il fatto che lui sta uscendo e quindi lui mentre esce noi mostriamo le maschere che si sciolgono e che erano state sostenute durante il confronto e poi vengono sciolte. Interessantissimo. Qui invece abbiamo Woody Allen, io e Amy, che torniamo sempre un tempo, diciamo, antico, tra virgolette, siamo nel 77, e qui l'operazione invece di tipo culturale. Eccola qua, abbiamo due famiglie diverse. Woody Allen partecipa a due pranzi, eccolo qua, partecipa a due pranzi e dopodiché intanto notate che in questo caso si rivolge direttamente al pubblico, esce dalla scena, parla in camera, quindi parla qui seduto in sala sul suo divano, e poi ecco che lo split compare mettendo a confronto due famiglie. Tiene molto stretta la scena sulla sinistra, anche qui c'è una composizione, vedete, c'è una linea che viaggia trasversalmente, che unisce le teste di queste tre persone, quindi dal punto di vista compositivo è interessante questo allineamento. Qui invece abbiamo una circolarità della rappresentazione e stanno bene insieme queste due cose, ma tra l'altro è anche determinato per il fatto che abbiamo proprio due modi completamente diversi di stare in famiglia, e in effetti una, questa linea grafica rappresenta una sorta di linearità anche culturale e istituzionale, qui invece si rappresenta una famiglia diversa nella quale le espressioni, la partecipazione eccetera assume un modo più circolare. Quindi vedete anche come è importante studiare il modo con cui lo split compare sulla scena. E poi torniamo a 500 giorni insieme, che appunto, torna a ripetere, è un film che parla di una storia, se vogliamo anche piuttosto, sotto certi aspetti, voglio dire, scontata, ma sicuramente arricchita in modo geniale da tutta una serie di trovate narrative compositive che la arricchiscono e che la rendono una storia decisamente interessante proprio sul piano psicologico, perché soffermano l'attenzione dello spettatore in determinate circostanze, anche qui violando una delle leggi fondamentali della costruzione cinematografica hollywoodiana, che va sotto lo slogan del montaggio trasparente, cioè il montaggio invisibile, vale? Di non mostrare gli effetti di montaggio attraverso invece una narrazione costruita su tagli secchi di cui lo spettatore non deve neanche accorgersi. Ma è un tema questo su quale potremmo
parlare per delle settimane, non ci interessa adesso approfondire questa cosa. Torniamo dunque allo split e vediamo che c'è qualche cosa tra loro, si è lasciata un attimo andare, c'è un contatto, questo è importante, questo contatto, qualche cosa che è accaduto prima, fa sì che il nostro giovane protagonista possa crearsi un immaginario. Però l'azione dell'immaginario del protagonista viene interrotta attraverso una discontinuità che viene marcata da una sorta di inquadratura di tipo televisivo bianco e nero. Non c'era alcun bisogno di fare questo, anzi le loro testimonianze sono addirittura successive, però questo prepara lo spettatore a dimenticare un po' quello che è successo prima, a deviare un po' dalle circostanze e poi a gustare molto di più quello che si sta preparando in questo momento, che anche qui io trovo assolutamente geniale. Cioè, abbiamo lo schermo diviso in due parti, lui incontrerà questa ragazza perché è stato invitato a una festa, e sulla parte sinistra dello schermo compaiono le aspettative, cioè quello che lui si aspetta che succeda, e sulla destra invece la realtà. Dovete notare che giustamente, guardate che questi accorgimenti a un livello narrativo sono importanti, sono quelli che poi rendono buono, bello, danno significato alla narrazione. Sono questi dettagli. Dicevo appunto, notate che inizia prima la sequenza che riguarda le aspettative. Perché? Perché vogliamo che anche l'immaginario dello spettatore venga trascinato insieme all'immaginario del giovane che è proprio arricchito, che è partito per la tangente, si direbbe, per questa ragazza. Quindi dopo un attimo vedete compare anche l'altra scena. C'è anche uno sfasamento. Questo sfasamento è importante perché abbiamo visto fondamentalmente che negli split c'è una sorta anche di contemporaneità, le azioni si svolgono spesso attraverso questa contemporaneità. Qui invece abbiamo, tranne che nella casa sul lago del tempo, ma lì è proprio tutta la storia che è sfasata. Qui invece è necessario, perché? Perché noi dobbiamo andare avanti con l'aspettativa, non possiamo prima subire, da un punto di vista psicologico, prima subire una delusione e quindi in seconda battuta recuperare l'immaginario, perché non lo recupereremo più. Il nostro valore ideale sarebbe schiacciato, non potremmo più recuperare, non potremmo più assurgere al livello dell'ideale nel momento in cui l'ideale è stato distrutto. Dunque l'ideale va distrutto dopo, deve essere raccontato prima. Ecco perché c'è questa sfasatura nella narrazione, vedete? Tac, tac, eccola qua, c'è il sorriso di lei, lei è felicissima di vederlo, si danno un bacio mentre qui sta facendo le fiere. È questo che determina la bellezza di questo split, è questa sfasatura che si identifica proprio in queste due immagini. Noi siamo già qui, noi parteggiamo per questa parte della storia. Chi è quel sadico masochista che potrebbe non essere contento di un finale di questo genere? Dunque, tutto il mondo si racchiude dentro questo fotogramma. E invece, guardate che bello sguardo fa lei, lei lo accoglie, poi naturalmente ci sono anche le parole che contano. Moltissimo, adesso che abbiamo l'audio, e poi vedete che l'altra genialata è che, ecco, a questo punto lei ha ancora questo atteggiamento molto favorevole a lui e l'azione contemporanea, non c'è più questa sfasatura, perché qui a questo punto noi dobbiamo cogliere esattamente le differenze che suscitano anche
una sorta di tragica comicità. È una comicità proprio, vi ricordate? Penso. Siete insegnanti di italiano, avete studiato qualcosa in letteratura al liceo, ciò che spiegava Pirandello sulla comicità, cioè il senso del contrario, la tragedia che nasconde, così ci sono tutti questi elementi. Vedete, è assolutamente contemporanea l'azione a questo punto, perché l'ideale è già individuo. E noi però continuiamo a sperare che in qualche modo questo ideale possa essere recuperato nella realtà, e invece la realtà segna purtroppo il destino di questo ragazzo che non sarà affatto un bello figlio. Guardate lo sguardo triste che lui ha. Io trovo che questa sia una, sono tutte belle sicuramente perché hanno tutto un significato, questa sicuramente è una delle più interessanti, delle più entusiasmanti, perché proprio spinge lo spettatore a questa identificazione, a tifare come se fosse una squadra, a tifare per lui, e lo script proprio ti rende 100% questa dinamica. Allora, questo vedete è quanto, e adesso invece voglio mostrarvi alcuni script in classe. Naturalmente qui lo vediamo un po' a scatti, non importa, la cosa poi troverete tutte le risorse all'interno della classe. Allora, ne vediamo tre o quattro questi piccoli esempi creati in classe, proprio per, ecco qui siamo, si intitola Un litigio inutile, vedrete due insegnanti, ha uno scopo chiaramente educativo, ha una finalità molto precisa, quindi la giustificazione, cioè la troverete sempre in questo clip. Ecco, guardate, c'è un insegnante che entra in classe, lo vedete, l'insegnante sta entrando, è lo stesso, e abbiamo un collega che gli tira un pezzo di carta. Cioè, non è che lo tira lui, è che mentre lui entra in classe, il collega cerca di fare centro nel cestino con un pezzo di carta. Quindi è un equivoco, il tutto nasce da un equivoco. L'equivoco sta nel fatto che il soggetto che entra in classe ritiene di essere stato preso di mira da questo compagno, che invece semplicemente pensava di essere da solo a giocare a pallacanestro in classe, e suscita la arrabbiatura del collega. Eccolo qua, suscita la arrabbiatura del collega, e poi naturalmente finisce con una stretta di mano. Quindi è una stretta molto breve che ha solo il significato, appunto, di insegnare ai colleghi a utilizzare lo split screen, la sua significazione e tutto il resto, e soprattutto di dare un messaggio, quindi di creare in classe script che abbiano un messaggio. Ecco, per esempio, qui invece abbiamo uno script educativo perché questi ragazzi dicono delle cose in lingua inglese. Lui dice qualche cosa in lingua inglese, lei dice qualche cosa in lingua inglese, e poi l'affermazione, però qua non confondere il nome con il cognome. Quindi un ragazzo dice una cosa corretta, un altro dice, invece si esprime in modo scorretto, e poi c'è la soluzione. La scelta qui è non di far comparire insieme, ma su lati diversi, prima uno e poi l'altro. Vedete, c'è questo gioco. Lo stesso gioco si ripete qua, e poi l'affermazione sarà non usare il verbo avere per esprimere l'età. In questo caso abbiamo tre interventi, due sbagliati, insomma, uno giusto, uno sbagliato e uno che spiega, tre interventi, proprio, e così via, questo giochetto continua. Un'altra forma di split, invece, è questa, per cui si mostra, ecco, anche qui viene giustificato da che cosa? Dal fatto che se verso qualche cosa qui dentro, appunto, poi non posso contemporaneamente mostrare
anche quello che c'è, cioè mi interessa sia l'azione sia anche il contenuto, e quindi non c'è nient'altro da fare che mostrare e utilizzare lo script. Vedete, in cucina è molto interessante, qui ho usato anche la tecnica del picture in picture che abbiamo visto l'altra volta, poi ritorna con lo split perché vogliamo vedere i dettagli anche, no? È una soluzione alla Tarantino senza la drammaticità ovviamente di Kill Bill, perché la narrazione è radicalmente diversa, è una sorta di narrazione documentaristica. Questo invece riguarda un'educazione relativamente alla sicurezza. Quindi abbiamo un ragazzo che esce, vedete, dalla fila dei banchi, ecco, sta uscendo, e cade una cartella. Allora, nel primo caso inciampa sulla cartella e quindi si determina una situazione di rischio. Nel secondo caso invece la ragazza è svelta ad agganciare il suo zaino al gancio, e quindi a evitare il rischio, se ne accorge subito. E nel primo caso, eccolo qua, il ragazzo inciampa e cade per terra, e nel secondo invece non succede, non avrà nessuna conseguenza. Qui invece lo split è di tipo formativo, perché si insegna a lavorare correttamente i capelli, e una voce fuori campo spiega qual è il punto di vista corretto della pettinatura. Quindi abbiamo due azioni che si svolgono contemporaneamente, sono molto diverse tra loro. Chi naturalmente sa ciò di cui si sta parlando avrà capito che la posizione corretta è quella di sinistra. Io, per ovvi motivi, come potete vedere direttamente, non ci sarei mai arrivato, però questo serve appunto per uno scopo. Quando si individua poi la parte, la rappresentazione corretta, si torna a schermo pieno e dunque si può poi commentare, continuare questa rappresentazione. Così. Adesso io, prima di ragionare, mostrarvi alcune tecniche che sono molto semplici, però vi voglio invece ancora fare riflettere su alcune questioni che riguardano le applicazioni dello split. Vi lascio ovviamente questa slide all'interno della classe, cioè questa slide sarà compresa all'interno delle diverse slide, e vedete abbiamo tre assi fondamentalmente. Gli split possono essere utilizzati se volessimo proprio ridurre al minimo le categorie di utilizzo, le possiamo ridurre a tre fondamentalmente. Quindi abbiamo un utilizzo dello split per dei confronti, quindi anche per delle analisi. Poi abbiamo invece degli split che mostrano dei parallelismi, in questo caso sono focalizzati sulle azioni, e poi abbiamo degli aspetti invece di creatività e composizione che, notate bene, possono essere anche mescolati con le altre due categorie. Per esempio, possiamo fare confronti e analisi su operazioni meccaniche, procedure di laboratorio, culture, psicologia dei personaggi, scelte logiche, scelte di vita, pensieri, individuo lo split corretto, giusto o sbagliata l'azione e così via. Sono tutte azioni di confronto, cioè noi in qualche modo rappresentiamo procedure, meccanismi, pensieri, forme comportamentali differenti, e invitiamo attraverso lo split ad analizzare questo. Quindi sono strumenti di riflessione. Poi abbiamo invece dei parallelismi, vogliamo mostrare come le stesse identificazioni possono essere effettuate in modi diversi attraverso scelte. Non c'è confronto, qui c'è più che altro azione, e quindi percorsi, itinerari, ambienti, comportamenti marginali, psicologia dei personaggi di nuovo, perché abbiamo un'altra angolatura in questo caso, scelte differenti, sport, competizione e così via. E poi la creatività, che va dalla visione dello schermo, all'utilizzo di cornice almeno, ai colori, ai contrasti, all'ingresso di cifra, divergente e convergente, movimenti di
termine, alla stessa sonorità come viene rappresentata contemporaneamente. Guardate che da questo punto di vista lo speed rappresenta veramente qualche cosa che ha a che fare con una multimedialità molto spinta, perché costringe a essere, come dire, multitasking, se vogliamo, non nel senso delle operazioni da fare, ma in quanto l'attenzione deve essere distribuita, non è focalizzata, è distribuita, dobbiamo stare attenti a diverse cose, a un doppio dialogo contemporaneo, a doppie immagini, a più azioni, e quindi dobbiamo essere anche molto concentrati, ma allo stesso tempo anche selettivi, quindi saltare immediatamente da una parte all'altra e avere anche contemporaneamente la capacità di cogliere l'insieme. Quindi è molto moderna questa tecnica, punto di vista, volendo fare invece delle operazioni più intelligenti. E il montaggio, come avviene il montaggio? Allora, prima ve lo mostro attraverso uno schema grafico, che anche questo vi resta, e poi prendo due applicazioni e vi faccio vedere come tecnicamente si può realizzare. Però dobbiamo considerare questo, che noi abbiamo due soggetti che parlano, quindi sono il soggetto che vengono rappresentati, sono il soggetto A e il soggetto B, e dobbiamo sapere che il soggetto A e il soggetto B permangono sullo schermo tutto il tempo che è necessario, e questo tempo è uguale per entrambi, cioè se tutta la scena dura un minuto, A resterà sullo schermo un minuto, B resterà sullo schermo un minuto. Però se noi vogliamo rappresentare attraverso lo split, per esempio prima l'intervento di qualcuno, poi di qualcun altro, quindi con una sfasatura, dobbiamo sapere che se noi incominciamo, cioè l'azione comincia da A, allora noi faremo così, riprenderemo il nostro studente, che sarà A, e lo faremo parlare, questo riquadro azzurro significa che lui parla, in quel momento lì è inquadrato, è attivo, va bene, e poi parlerà per, non so, 20 secondi, 30 secondi, quello che può essere, e poi dovrà essere sempre inquadrato facendo altre cose, per lo stesso tempo, questo blu indica lo stesso tempo di B, quindi prima, diciamo, si esprime, no, nel caso della parola, dell'espressione inglese, oppure dei confronti tra utilizzo di, eccetera, noi possiamo far cominciare A, poi lui, l'azione non sarà più focalizzata su di lui, ma lui resterà però nella ripresa, e poi dopodiché B farà esattamente l'inverso, cioè non sarà focalizzato, lo riprenderemo, ma non sarà il centro dell'attenzione per tutto il tempo in cui l'azione che ci interessa è quella di A, e invece alla fine lui si esprimerà. Quindi nella sostanza la parte blu di A dovrà coincidere con la parte verde di B, e la parte blu di B dovrà coincidere con la parte blu di A. Questo nel caso in cui volessimo realizzare una sfasatura. Vi ho presentato questo perché tecnicamente è, diciamo, il concept più difficile da comprendere, da realizzare. Se invece stabiliamo che vogliamo mostrare due operazioni diverse contemporaneamente, dobbiamo stare attenti soltanto al fatto che il tempo di queste operazioni sia uguale, perché sennò altrimenti dovremmo introdurre degli spazi di non vuoti, ma di non attenzione nei confronti dell'uno o dell'altro. Spero che sia chiaro il meccanismo. Quindi qui diamo il chat, qui sarà uno spazio vuoto, se vogliamo, dove c'è la presenza del soggetto, mentre con la ripresa B qui inizieremo con lo spazio vuoto, quindi dovrà stare zitto o muoversi in un certo modo, eccetera, per consentire nel frattempo la visione di A, e poi il chat sarà dopo questa pausa. Spero che sia chiaro appunto quale meccanismo. Un altro sistema invece di montaggio è il montaggio multiplo. Anche qui ve l'ho sintetizzato con una grafica,
poniamo che ci siano tre sabbie, quindi tre inquadrature diverse, uno split a tre. Voi sapete che abbiamo un tempo 1, un tempo 2, un tempo 3 ovviamente, e però la permanenza sullo schermo, anche se diciamo noi focalizziamo l'elemento azzurro per un tempo che è T1, però la presenza dell'elemento azzurro sullo schermo sarà uguale a T1, T2, T3, più eventualmente tutte le altre presenze. E così via, anche il verde sarà uguale a T1, T2, T3, e così anche l'arancione. Perché questo dovrà consentire agli altri di essere a loro volta presenti sullo schermo e quindi essere al centro dell'attenzione. Sono tutti casi in cui l'azione non è contemporanea e non vogliamo vedere qualche cosa in parallelo, perché come dicevo prima è il concept più complesso da realizzare. Infine, come si monta in timeline con più tracce? Noi adesso vedremo due opzioni. Una che usa delle applicazioni di montaggio video che hanno al loro interno l'effetto split, quindi non ci resta da fare altro che applicarlo, e delle applicazioni invece di tipo più sofisticato, più professionale, che utilizzano altri sistemi, che non hanno l'effetto split in quanto tale, questo va costruito. Nel primo caso è molto semplice, perché dobbiamo applicare un effetto, nel secondo invece dobbiamo montare la timeline in un certo modo, che adesso vi farò vedere, poi ritorneremo su questa slide. Vedo che qualcuno domanda quale app usi, eccetera, altre domande anche sul volume, così a domande tra pochissimo. Intanto sulle app qua io vi do dei consigli, non vi do dei consigli proprio sui nomi delle app, delle applicazioni, perché dipende anche dal vostro livello. Io non so se è la prima volta che provate, siete degli esperti, a che livello vi situate, no, però questi sono dei consigli che potete vedere. Adesso, mentre io preparo la scena, mando un sondaggio, così vi occupate un attimo di tempo, e io intanto vi mostro prima il montaggio dello split da iPad e poi invece da Mac. Da Mac usiamo da iPad iMovie come applicazione, da Mac Final Cut. Sono due applicazioni simboliche, l'una appunto che mostra un effetto perché lo contiene e l'altra invece perché lo dobbiamo costruire. Siamo all'interno di iMovie, che noi anche per tutte le applicazioni di montaggio filmico mostrano una timeline, contributi sono inseriti in una successione temporale. Questo è il clip sul quale noi vogliamo montare uno split e quindi faremo così. Cercheremo tra i nostri filmati quello necessario, ecco, da collocare, per esempio questo. Vedete che ci appare la mascherina che quelli di voi che hanno seguito il seminario sul picture in picture ricorderanno certamente, che sicuramente molti di voi conoscono, e poi dopodiché qui basta fare tap, perché siamo all'interno dell'iPad, cosa che è nudica, facciamo un tap sull'ultima opzione, che è esattamente quella dello script, vedete anche il simbolo proprio della divisione, e quindi ecco che rappresentiamo in questo caso una scena, un lavoro, no? Da due punti di vista differenti e contemporaneamente, quindi si tratta di arricchire le informazioni, dare più informazioni contemporaneamente. Dopodiché selezioniamo il clip e aggiustiamo l'audio, vedete? Dopodiché selezioniamo anche l'altro, aggiustiamo anche l'altro, gli altri volumi, poi fate quello che volete, dissolvenze, cancellate l'audio e utilizzerete uno speaker fuori campo, non lo so, quello che dovete fare. Però è tutta qua, ed è tutta qua anche la scelta nel caso in cui usiate altre applicazioni, vale a dire dovete cercare all'interno degli effetti
la possibilità di applicare lo script e voi vedrete che con operazioni analoghe sarete in grado di applicarlo, molto semplice. Naturalmente con iMovie e con altre applicazioni di questo genere non potete ottenere una complessità maggiore, dovete diventare da questa, ma già questo è uno strumento eccezionale perché voi in pochi secondi vi mettete d'accordo con gli studenti e in classe fate, raccontate un personaggio, l'altro, di una narrazione, di regole grammaticali, laboratorio, veramente avete un mondo in mano che può essere inserito sempre con cognizione di causa attraverso questa rappresentazione. Non ho altro da dire su questo punto. Questo è un film che sto montando sulla rivoluzione russa, con documentari d'epoca, eccolo qua. Qua si sta parlando del... eccolo, dello zar che sta viaggiando a questo punto in treno, eccolo qua. E lo split mostra, ecco, mi fermo qui per l'immagine, lo split mostra come il treno che su quale è lo zar, che segue una determinata direzione, viene poi bloccato dalla popolazione. E quindi, non avendo però le immagini di questo quanto avvenuto, esistono queste immagini, bisogna dare questa sensazione. Quindi cosa più interessante di uno split nel quale voi vedete la popolazione in rivolta, quindi in questo caso eccola qua, l'auto, un'auto presa, sequestrata da soldati, marinai e operai che la conducono, contro il treno dello zar. Vi ho già parlato dell'importanza delle linee di movimento e di azione, generalmente all'interno di una narrazione cinematografica, e poi la composizione all'interno di uno script. Bene, questa è una delle scelte. E poi qui ve ne mostro un altro, adesso vi spiego come sono stati realizzati, e qui invece il momento in cui si costituisce il comitato esecutivo del Soviet di Petrogrado, allora è interessante dire due parole su ciascuno di questi personaggi e guardate come compaiono sulla scena. Quindi, non so se sentite l'audio, forse un po' sì, ma compaiono, vedete, un po' per volta. Quindi abbiamo uno split, ma prima di tutto è fondato su immagini che compaiono un po' per volta. Adesso vi mostro una cosa, fate grandissima attenzione a quello che vi sto per mostrare. Allora, questa è la disposizione della timeline, sulla timeline, delle diverse tracce. Quindi Final Cut, come tutte le applicazioni più professionali, può avere mille o infinite tracce addirittura da creare, limite eccezionale. E quindi noi non abbiamo limiti in questo campo, collochiamo un contributo su ogni traccia. La traccia ha seguito il cursore del mouse, è questa che si muove lungo un asse orizzontale. Notate che la prima immagine, che è questa, occupa questo spazio. Che cos'è questo spazio? È tutto lo spazio narrativo, è tutto lo spazio temporale, vale a dire, se questa narrazione dura 20 secondi, la prima immagine che compare dovrà avere una persistenza sullo schermo di 20 secondi. La seconda invece inizia un po' dopo, lo vedete? Siamo qui, eccola qua, inizia a comparire un po' dopo, così la terza, la quarta e così via. Però abbiamo un problema. Allora, io penso che questo concetto sia chiaro. Abbiamo un problema. Il problema non è tanto quello di collocare su diverse timeline una successione corretta in base ai tempi di apparizione. Questo è semplice da fare. Quello che bisogna comprendere è che se io monto il primo contributo,
e poi monto anche il secondo dovrebbe coprire il primo, per esempio come in questo caso. Io qui ho un contributo, lo vedete, è questo, e poi a un certo punto il contributo viene interrotto da questa immagine, da questa sequenza, e poi riprende. Quindi abbiamo una narrazione che viene interrotta e poi riprende. Perché? Perché la dimensione sullo, sul viewer, eccola qua, la dimensione sul viewer di ciascun clip naturalmente occupa tutto il viewer. E quindi se io ne colloco uno sopra l'altro, è chiaro che poi sarà l'ultimo a, a coprire tutti quelli sottostanti, come sono, sono i livelli, come gli accettati, no? Trasparenti, come Photoshop, come Note, come PowerPoint, eccetera. Sono i livelli. Se io aggiungo degli elementi uno sopra l'altro, l'ultimo ovviamente sarà quello che coprirà qua. Allora, che cosa dobbiamo fare? In questo caso ovviamente voluto, perché non c'è nessun interesse a creare uno script, ma qui invece ho interesse, e quindi è molto semplice. Devo prendere la mia sequenza, il mio clip, poi devo scegliere le opzioni di trasformazione, che in Final Cut si trovano qui e nelle altre applicazioni hanno simboli grafici analoghi, e poi dopodiché io, anziché mostrare l'immagine lo schermo, come potrebbe essere in questo caso, che coprirebbe poi tutto il resto, darò la dimensione appropriata, che è esattamente questa. La dimensione va calcolata e poi inserirò nell'inspector, cioè soprattutto un inspector che mi mostra le proprietà dei contributi che io utilizzo. Stabilirò le stesse identiche misure, che è più corretto che non cercare di farlo a mano, perché con queste applicazioni noi ragioniamo in un modo più matematico, più scientifico, che non invece con applicazioni come Unreal, Cascini, Corti, Sposti e così via. Basta, è tutto qui, non c'è nient'altro da dire, tutto il resto è fantasia e creatività, spostare, ricollocare, riposizionare, eccetera. Ecco qua, vi mostro un paio di script su filmatini che ho creato per riunioni, così, meeting, eccetera, che ho fatto. Ecco, questo è uno script, poi vi darò il link, è uno script molto diverso dai soliti, vedete, perché le immagini scorrono. È uno script al quale si è aggiunto anche il movimento, quindi non solo ci sono contributi differenti, ma questo è un montaggio di elementi grafici sopra un'immagine che ovviamente è stata tagliata qua, e sopra si è montato invece un movimento. Quindi diamo split, ma in movimento. Guardate com'è simpatica questa composizione. Poi vedrete il filmato anche molto ritmato. La sua necessità derivava dal fatto che in pochi minuti dovevo raccontare molte cose, e quindi ho usato proprio in modo importante tecniche di questo genere per poter condensare questa cosa. Questo è uno split in quattro posizioni che mostra gli studenti che lavorano, mentre invece la vece fuori campo spiega quello che stanno facendo, ma può mostrare una contemporaneità e poi un passaggio di strumenti, in questo caso di un'idea. È una soluzione. È un piacere. Arrivederci. Came into my life just like a woman of my dreams when it was plain to see.